giorno di festa per la nostra città, la possibilità di raccogliere un atto di generosità da parte del professore Fragapane e la storia che continua, un impegno culturale, un impegno fatto di tante piccole attenzioni, una donazione fatta di soldatini, di libri, dell'attività pittorica del professore Fragapane, realizzata nella biblioteca del centro storico, che diciamo diventa non solo un luogo di libri, ma un luogo di incontro, un luogo di lettura, uno spazio multimediale, un'occasione per dare ai giovani, ma anche ai meno giovani, che stanno nel centro storico, ma anche nella parte nuova della città, la possibilità di ritrovarsi con amici, di ritrovarsi con un libro, di continuare un'attività fondamentale della storia dell'umanità, che è quella di leggere, che è quella di capire come è fatto il mondo e di capire come siamo fatti noi. La biblioteca del centro storico, con questa donazione di circa 3.000 volumi, si appresta, diciamo, ad avere un numero di libri abbastanza significativo. Il nostro prossimo obiettivo sarà quello di 20.000 volumi, quindi una bella opportunità per la città. Un momento in cui tutte le attività culturali vengono tagliate, vengono cancellate, Caltagirone ancora si contraddistingue per la sua capacità di investire attraverso la cultura sul futuro di questa comunità e sul futuro dei giovani. Sì, oltre all'atto d'amore nei confronti della propria città, ho pensato che la cultura, la vera cultura, non si può tenerla nascosta tutta per sé, nella propria casa. L'uomo veramente di cultura non è tale se non la trasmette agli altri, questa cultura, specialmente ai giovani. Quindi io sono stato animato da questa intenzione, da questo desiderio di trasmettere anche agli altri quello che avevo a casa, quello che ho raccolto in tanti anni, in una vita di sacrifici, di passione per queste cose, ecco, in modo da metterle a disposizione di tutti, cittadini e non cittadini di Caltagirone, in modo che possa essere consultata da tutti. Sì, quello a cui abbiamo assistito stasera ha un duplice valore. Innanzitutto una donazione privata che viene messa a disposizione dell'intera comunità e, trattandosi di una biblioteca, di libri, di enciclopedie, è sicuramente un valore aggiunto per la nostra comunità e ancor di più perché è collocata qui nel centro storico, quindi in una zona della città non servita dalla nostra biblioteca principale. Un gesto, quello del professore Fragapane, che da ringraziare non solo come amministrazione ma proprio da parte di tutti i cittadini. Sì, questo ci fa particolarmente piacere perché significa che questi donatori, questi generosi donatori hanno trovato in noi una sponda favorevole. Ogni donatore è proprio visceralmente legato alle proprie collezioni, alle proprie opere, quindi affidarle significa veramente darle in adozione perpetua. Quindi noi cerchiamo comunque di rendere questa donazione proficua, di lasciarla con le sue peculiarità, ma aumentare la possibilità di promozione e quindi di crescita che questa generosità merita e che si riversa sui cittadini come sempre ha fatto. Io vorrei ricordare che quasi 200 anni fa in questo stesso luogo Emanuele Tarantorosso fece la sua grande donazione di una biblioteca, di un museo che diede luogo a quello che poi saranno i musei civici attuali. Quindi questa generosità viene da lontano, trova in Caltagirone un terreno favorevole e noi lavoriamo per il futuro. Sounds of distant drums. Colors of unknown spectrum.